Buongiorno, bentornati all'Aria che Tira. Oggi siamo molto felici dei numeri che sono arrivati ieri, perché tutti speriamo davvero che sia iniziata la discesa. Ma oggi, mi scuso, ma parto da una cosa che riguarda proprio me. A Napoli, la mia città, c'è un ospedale, il Cotugno, che è diventato un esempio di eccellenza mondiale, perché ha saputo organizzarsi per tempo e così ha evitato il problema numero uno per la diffusione del Covid, il contagio dentro l'ospedale, il focolaio in ospedale. Di questa cosa ovviamente sono felice, molto molto orgogliosa, proprio perché è accaduta nella mia città, nella città che è la città del mio cuore, delle mie radici. Ieri, lo devo ammettere, ho espresso male questo concetto dicendo che la cosa appariva incredibile e sorprendente. Questo ha scatenato un putiferio sui social, ho ricevuto caterve di insulti, di odio, di cattiverie, ma non mi toccano perché rimangono la quota fogna che c'è nei social. Ma c'erano anche molti commenti intelligenti di persone deluse, di persone che amano il Sud, che amano Napoli, ed è per loro che voglio parlare questa mattina. Mi dispiace, non volevo offendere nessuno, soprattutto chi ha dimostrato tanta efficienza e che ogni giorno si batte come un leone contro questo virus. Pur tra mille problemi, so bene che nella mia città ci sono moltissime eccellenze meravigliose, ma le eccellenze che vanno celebrate non cancellano i nostri problemi. Non mi va di essere ipocrita, non lo sono mai con voi in questa trasmissione. Purtroppo la sanità meridionale non è sempre sinonimo di efficienza. È un problema antico, secolare direi, ma è un problema ed è un problema serio, è inutile nasconderlo. E l'orgoglio immenso per quel che è stato fatto al Cotugno non ce lo può far dimenticare. Detto questo, ieri ho usato parole sbagliate e me ne scuso. Grazie davvero ai medici del Cotugno, a questa squadra eccezionale che ci ha regalato questo esempio di eccellenza. Forza Napoli e andiamo avanti.